E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire Il Signore dei Lupi, fucile esotico a pompa aggiunto con i rinnegati e ripreso da Destiny 1. Prima di iniziare ci tengo a ringraziare Fra per avermi prestato l'account, dato che ancora non abbiamo droppato quest'arma. Partiamo subito dal perk esotico di quest'arma. Questa è infatti in grado di sparare una potente raffica solare di 5 colpi. Inoltre, grazie al suo secondo perk, le uccisioni raddoppiano i colpi per breve tempo, sparando quindi 10 colpi anziché 5. Ci tengo a precisare che anche i colpi raccolti saranno raddoppiati, quindi se normalmente una munizione speciale varrà 5 colpi, con questo perk attivo ne varrà 10. Partiamo dal suo utilizzo in PvP. Questo non è particolarmente più buono di un qualsiasi altro pompa, per il semplice fatto che ha una gittata abbastanza bassa. In generale questa viene compensata dall'impatto, che è veramente molto alto. Il suo danno in testa è comunque di 55, mentre quello al corpo di 39. Il che significa che se non prendiamo con tutti i colpi in testa, dovremo sparare due raffiche. Ma nella maggior parte delle situazioni, un normalissimo pompa ha la meglio. L'utilizzo invece migliore che possiamo fare di quest'arma è senza dubbio in PvE. Questo infatti, grazie al suo altissimo impatto, è molto utile contro boss e mini boss. Per intenderci, riesce a shottare un maggiore con una raffica. L'arma potrebbe essere quindi un valido sostituto per il pompa del protocollo, in caso non l'aveste ancora droppato. In generale l'arma ha un rinculo abbastanza basso, una velocità di ricarica veramente rapida, una gittata bassissima in confronto agli altri pompa, che però viene compensata dall'altissimo impatto, un caricatore di 30 colpi e una cadenza di 640 colpi al minuto. Quindi ragazzi, questa era la recensione del Signore dei Lupi. Come al solito io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la trollissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione. E anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.